Esercizio numero 115, pagina 30, tutte equivalenze di densità. Questa è la densità del ferro, questa dell'acqua, anche questa è la densità dell'acqua e questa è la densità dell'alluminio. Cominciamo col ferro, chilogrammi al metro cubo, da portare a chilogrammi al centimetro cubo. Ricopio il numero e chilogrammi che non cambia, al posto di metro cubo 10 alla 6 centimetri cubi, facendo il calcolo 7,86 per 10 alla meno 3 chilogrammi al centimetro cubo, che possiamo anche scrivere millilitro. Poi 10 alla meno 3 chilogrammi lo possiamo scrivere come grammo, quindi 7,86 grammi al millilitro o grammi al centimetro cubo, perché un millilitro è un centimetro cubo. Equivalenza della densità dell'acqua, 1 grammo al centimetro cubo, che poi è anche un valore intuitivo, perché un centimetro cubo è un piccolo cubetto grande come un'unghia. E se è fatto d'acqua, la sua massa è 1 grammo. Invece, nel caso del ferro, il cubetto da 1 cm3 grande come un'unghia ha una massa quasi 8 volte superiore, 7,86 contro 1, perché il ferro è più denso, è quasi 8 volte più denso dell'acqua. Comunque, passiamo a chilogrammi centimetro cubo, al posto di grammo scrivo 10 alla meno 3 kg. Poi passiamo a chilogrammi al metro cubo. Sopra ricopio 10 alla meno 3 kg e al posto di centimetro cubo scrivo 10 alla meno 6 metro cubo, perché da centimetro a metro ci sono due posti, ma al cubo diventano 6 e 1 cm3 è molto più piccolo di 1 m3, quindi è 10 alla meno 6. Risultato finale del calcolo: 10 alla terza chilogrammi al metro cubo, cioè in 1 m3 d'acqua. Immaginiamo quindi questo cubo di lato 1 m, una cisterna praticamente. Una grande vasca d'acqua, ci sono 1.000 kg d'acqua. 1.000 kg al metro cubo, infatti, lo ritroviamo anche qui alla densità dell'acqua, da portare in grammi al centimetro cubo. Questa è una doppia equivalenza: 1.000 lo ricopio, 10 alla terza, al posto di chilogrammo, 1 kg metto 1.000 grammi, e al posto di 1 m3 metto 1 milione di centimetri cubi. Tutte le potenze del 10 si semplificano, il risultato è 1 grammo al centimetro cubo, che infatti avevamo visto anche qui. Un piccolo cubetto d'acqua grande come un'unghia contiene 1 grammo d'acqua, che è anche 1 grammo al millilitro, perché il centimetro cubo è uguale al millilitro. Per passare a chilogrammi al litro parto dalla prima misura. Chilogrammi non cambia, quindi ricopio 1.000 kg, 10 alla terza chilogrammi, al posto di metro cubo metto 1.000 litri, 10 alla terza litri. 10 alla terza si semplifica e fa 1 kg al litro. Anche questo risultato è intuitivo, perché 1 litro d'acqua sarebbe 1 dm3, quindi un cubo di lato 10 cm, in pratica è il volume di una bottiglia d'acqua e contiene la massa di 1 chilo d'acqua, come è intuitivo. Infine l'alluminio, chilogrammi decimetro cubo, vuol dire chilogrammi al litro, perché 1 dm3 è 1 litro, poi bisogna passare a chilogrammi al centimetro cubo, sopra ricopio tutto perché non cambia, 2,7 kg, al posto di litro metto 1.000 cm3. Infatti 1 litro è 1 dm3, contiene 1.000 cm3. Quindi il risultato è 2,7 per 10 alla meno 3. Questo 10 alla terza va al numeratore come 10 alla meno 3 kg al centimetro cubo. Ma 10 alla meno 3 kg è 1 grammo, quindi 2,7 grammi al centimetro cubo. Quindi se noi abbiamo un cubetto piccolo di 1 cm di spigolo, grande come un'unghia, se è d'alluminio contiene 2,7 grammi d'acqua, 2,7 grammi d'alluminio. Quindi l'alluminio è più denso dell'acqua, perché l'acqua in un cubetto da centimetro cubo c'era 1 grammo d'acqua. Però l'alluminio è meno denso del ferro, perché nel ferro un cubetto da centimetro cubo contiene quasi 8 grammi di ferro, invece l'alluminio è 2,7 grammi.